pochi secondi dopo mezzogiorno, un buon inizio di settimana in compagnia di TG 2000. Cominciamo subito con i nostri titoli. Thailandia, riprese le operazioni di salvataggio dei piccoli calciatori rimasti intrappolati in una grotta da 20 giorni. In giornata forse si completerà il recupero di tutti i ragazzi. Salvini sale al Colle per l'incontro con Mattarella, al centro dei colloqui il suo primo mese al Viminale. Non la vicenda rimborsi allo Stato da parte della Lega. Di Maio non arretra sulla questione decreto dignità, non c'è bisogno di porre la fiducia, dice. A Napoli chiude per una notte reparto di chirurgia vascolare del nuovo ospedale del Mare, ma non è un guasto. I pazienti sono stati dimessi per consentire a medici e infermieri di partecipare alla festa del nuovo primario e la polemica divampa. Dunque, in apertura andiamo in Thailandia, dove è sempre più una corsa contro il tempo per salvare i piccoli calciatori intrappolati in una grotta da 20 giorni. Le operazioni di soccorso sono riprese dopo che ieri erano stati salvati i primi 4 ragazzini. L'ostacolo pioggia resta, ma la speranza è di finire i recuperi in giornata. Antonio Soviero. Attorno alle 11 ora locale, le 6 del mattino, in Italia i sommozzatori thailandesi e stranieri hanno ripreso le operazioni di recupero degli 8 ragazzi dagli 11 ai 16 anni più l'allenatore della squadra di calcio dei Cinghialotti ancora intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. L'operazione è cominciata ed è in corso, ha dichiarato un ufficiale della Marina thailandese alla CNN. In conferenza stampa conferma poi il governatore locale a capo dei soccorsi. Al lavoro sono gli stessi sub che ieri hanno tratto in salvo i primi 4 ragazzi. A proposito dei 4, le cui identità sono state rivelate dalla stampa senza tuttavia nessuna conferma da parte delle autorità. Ecco il momento in cui uno di loro viene trasferito su un elicottero. Sono tutti ricoverati in ospedale. 3 stanno bene, 1 è in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Resteranno in isolamento 24 ore. Neanche i genitori possono vederli perché sono debilitati e il rischio di contrarre virus è alto. E così ricaricate le bombole d'ossigeno, ripristinate le condizioni ottimali e ripartita la macchina del miracolo per tirare fuori gli altri 9 sepolti vivi dal 23 giugno nella grotta allagata a causa delle forti piogge. È un'operazione ad alto rischio, si è deciso di procedere perché, come ha spiegato il governatore, il livello dell'acqua nella grotta è cresciuto da ieri e il rischio quindi è che le condizioni favorevoli che ieri hanno permesso il salvataggio dei primi 4 potrebbero svanire. Per vedere il quinto ragazzo fuori dalla grotta bisognerà attendere qualche ora, forse fino alle 15.30, ora italiana, secondo fonti di stampa. Uscirà per ultimo l'allenatore 25enne. Ad attenderli i genitori che continuano a pregare davanti all'ingresso della grotta. Lo fanno senza mai fermarsi da 17 giorni, neanche di notte. E proprio il maltempo ha provocato una strage, ma in Giappone almeno 109 morti nelle alluvioni cominciate giovedì scorso che hanno sommerso interi villaggi, milioni gli sfollati. Maurizio Rischino. Aumenta il bilancio delle vittime delle alluvioni che da giovedì scorso in Giappone stanno sconvolgendo le regioni occidentali del Kansai e del Kyushu. Secondo fonti governative, i morti accertati al momento sono 109, ma altre 68 persone risultano ancora disperse. Hiroshima è la zona con il più alto numero di vittime. Complessivamente sono state evacuate quasi 6 milioni di persone dalle aree colpite da inondazioni e frane. È una corsa contro il tempo, ha dichiarato il primo ministro giapponese Shinzo Abe, il quale ha annullato il viaggio istituzionale in Europa e in Medio Oriente che sarebbe dovuto cominciare mercoledì prossimo. Abe ha scelto di rimanere in Giappone per coordinare le operazioni di soccorso nelle quali sono impegnate 54.000 persone tra forze di autodifesa, vigili del fuoco, polizia e guardia costiera. Il premier sta valutando di visitare le zone maggiormente colpite da alluvioni e frane. Il Ministero delle Infrastrutture ha fatto sapere che le linee ferroviarie di 18 operatori sono state sospese e diverse vie di comunicazione sono inagibili o interrotte. I disagi e i disastri provocati dal maltempo stanno avendo ripercussioni anche sull'industria automobilistica di Mazda e Daihatsu. Le due aziende infatti hanno deciso di tenere chiusi fino a domani gli stabilimenti nelle aree critiche, soprattutto perché molti operai non riescono a raggiungere il posto di lavoro.
Entriamo in Italia con la politica, andiamo al Quirinale dove il ministro dell'Interno Salvini è a colloquio con il capo di Stato. Chiediamo conferma in diretta al nostro Augusto Cantelmi. Eccolo Augusto, a te. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Barbara. Si è entrato pochi minuti fa il ministro dell'Interno Salvini che ha colloquio con il presidente della Repubblica Mattarella, un colloquio più volte chiesto dal leader del Carroccio dopo la sentenza della Cassazione con la richiesta di sequestrare i fondi della Lega Nord, circa 49 milioni di euro. Un attacco alla democrazia è stata la prima reazione da parte di Salvini, che in qualche modo ha insistito per ottenere questo incontro con Mattarella. Alla fine l'incontro c'è stato, ma si legge una nota del Quirinale: sono escluse dal colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura, che significa Mattarella non vuole entrare nel merito della vicenda per evitare rischi di conflitti tra i poteri dello Stato stabiliti dalla Costituzione. Salvini da parte sua ha modificato in parte la richiesta ed oggetto non sarà la sentenza ma le conseguenze di una sentenza che metterebbe in ginocchio un partito in forte crescita che si ritroverebbe senza più un euro per fare politica. Salvini nel pomeriggio incontrerà anche il premier Conte, si discuterà di immigrazione e si discuterà anche di economia dopo le dichiarazioni di Maio, soprattutto in riferimento al decreto dignità, temi dunque che occupano l'agenda politica, come ci spiega nel suo servizio Luciano Piscaglia. Quindi la linea torna allo studio. Dopo le navi delle ONG, Matteo Salvini vuole bloccare anche l'arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali attualmente presenti nel Mediterraneo. Il suo tweet, lanciato per annunciare l'intenzione di portare la richiesta giovedì al tavolo europeo di Innsbruck, dopo l'arrivo a Messina del pattugliatore irlandese Samuel Beckett con 106 persone soccorse in mare, ha però infastidito il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che ha precisato che si tratta di missioni europee decise dai ministeri di Esteri e Difesa, non degli interni, e che le regole di ingaggio possono essere cambiate ma solo nelle sedi competenti. Una linea confermata questa mattina dal vice premier Luigi Di Maio, che concorda con Salvini sulla necessità di cambiare le regole, stipulate, secondo entrambi, dai precedenti governi in cambio di flessibilità sui conti, ma ribadisce che finché la missione EUNAVFOR Med rimane in piedi, gli unici porti sono quelli italiani. Di Maio ha anche difeso con fermezza il suo decreto dignità sul lavoro. Non arretreremo sulle norme, ha detto, e accetteremo emendamenti solo per aggiungere norme, non per annacquare il decreto, annunciandone di fatto il completamento con gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato nella legge di bilancio da approvare entro l'anno. Veniamo alla cronaca con una notizia che sta facendo molto discutere in queste ore. A Napoli il reparto di chirurgia vascolare del nuovo ospedale del Mare è rimasto chiuso per una notte. Il motivo? La festa organizzata a Pozzuoli dal nuovo primario. Tutti invitati, medici e infermieri. Hanno chiuso un intero reparto per poter partecipare tutti quanti al party, alla festa organizzata dal neo primario di chirurgia vascolare Francesco Pignatelli. È successo la sera di venerdì all'ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli. In poche ore l'intero reparto è stato svuotato. I malati meno gravi sono stati mandati a casa. Quelli con acciacchi più seri trasferiti in chirurgia generale. Addirittura un anziano in gravissime condizioni che doveva essere operato d'urgenza, una volta arrivato in reparto è stato spedito in un altro ospedale più piccolo, dove è stato salvato giusto in tempo dai medici del San Giovanni Bosco. Un nosocomio questo, praticamente in dismissione, proprio per la nascita dell'ospedale del Mare. A scoprire l'accaduto un consigliere regionale, Francesco Borrelli, che pochi giorni fa era finito anche lui al pronto soccorso, malmenato però dai parcheggiatori abusivi dopo aver denunciato le loro malefatte. In questo momento a Ponticelli è in corso un sopralluogo degli ispettori dell'ASL. Subito dopo sarà ascoltato il primario Pignatelli, che racconterà la sua versione dei fatti. Per ora ha solo dichiarato di essere all'oscuro di tutto quello che è accaduto nel suo reparto e che la sua festa aveva un unico obiettivo: raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Un ottimo motivo, ma non così buono per far chiudere un intero reparto.
Un'altra notizia legata alla salute, ma di tutt'altro genere, notizia che sta allarmando molti consumatori, ossia il ritiro di alcune partite di minestrone congelato e di altri surgelati per la presenza di un batterio. Ma dal Ministero rassicurano: nessuna minaccia per gli italiani. Maria Sara Farci. Nessun rischio di listeria per i surgelati italiani. I 14 lotti di minestrone Findus ritirati dal commercio nei giorni scorsi sono risultati negativi alle analisi di laboratorio. Le partite ritirate sono pochissime e al momento non risulta alcun focolaio, ha rassicurato il ministro della Salute Giulia Grillo. L'allarme è scattato dopo la segnalazione lanciata a livello europeo da parte di Green Yard, uno dei maggiori fornitori di frutta e verdura al mondo. L'azienda belga nei giorni scorsi aveva avvertito le autorità della potenziale contaminazione da batterio o listeria di una partita di fagiolini lavorati in un impianto ungherese, già sterilizzato in precedenza, senza riuscire però a debellare il germe. Da Budapest i fagiolini sarebbero poi finiti nel mix di verdure della nota marca di surgelati Findus e in alcuni lotti di mais a marchio Frescona distribuito dal Lidl e ritirati in Sicilia. Prodotti che non hanno presentato tracce di listeria, batterio, che in alcuni casi può provocare conseguenze anche molto gravi, ma che diventa totalmente innocuo a temperature medio-alte. Il germe, infatti, pur resistendo al freddo del congelatore, muore a 65 gradi. Il consiglio degli esperti e dei produttori come Findus, dunque, è seguire le indicazioni di cottura indicate nelle confezioni, rispettando la catena del freddo, senza lasciare i prodotti per troppo tempo fuori dal freezer. E siamo al momento del nostro approfondimento culturale, terza pagina. Vi ricordo che TG2000 invece torna puntuale oggi pomeriggio alle 18.30, subito dopo il Rosario. Buon proseguimento di giornata, rimanete con noi.